Allora, ragazzi, come promesso, siamo di nuovo in live su Twitch. Ve l'avevo detto, ragazzi, avrei fatto altre tre live. Quindi, ragazzi, direi, non perdiamo tempo e continuiamo. Faremo un'oretta come abbiamo fatto oggi. Aspettate. Ok, allora. Ragazzi, dobbiamo continuare la nostra avventura. Dobbiamo andare lì. Allora. Con calma, eh. Sì, mi sa che facciamo prima. Deve arrivare là. Sarà un bel tragitto, eh. Sui tetti. No, raga, aspetta, aspetta. No, no, no. No, ragazzi. Michetto again. Ah, ma ci sei? Sì, vabbè, io l'avevo detto, farò altre tre live. Vabbè, tanto credo che le reggo. Sì. Miagola per attirare i nemici. Oh, eccoli. Orco duo. Ambedisti, figlio della gnotta. Ok, ce l'ho fatta. Mi ero persa su scena. Vabbè, ma ci sta, Ci sta. Più che altro dobbiamo arrivare lassù. Io non so come ci arriviamo. Ok, qui ho capito come fare. No. Gatto, corri. Porco duo. Ok. Con calma, eh. Bisogna. Cos'è sta roba? Ricordo. È un'insegna. La città disseminata di Neon non è stato sempre così, ok. L'elettricità era rigorosamente razionata, soprattutto nel bassifondo, ma la gente sopportava il buio perenne. Un giorno qualcuno accese delle luci, arcobaleno, le lampade, andiamo tutti intorno a casa. Questo. Ok, quindi in pratica era giusto per dare un modo di colorare un po' il tutto. Vabbè, comunque stiamo andando bene, la strada è questa. Mi sa che dobbiamo andare qui. Ok, ho dato la spinta. Ok. Questo è il cosino di prima del tubo. Mi sa che dobbiamo andare qui. Sì, perché poi dobbiamo salire sopra. Esci. Vediamo se hai indovinato. Ok, sì, era così. No, comunque è molto carino, eh. Come gioco è molto, molto carino. Ecco, tipo qui c'è roba un po' strana. Ah, che era la porta. Lo posso fare? Sì. Ok. No, raga, ma non andiamo bene. Ah, c'ho un'idea, c'ho un'idea. Vai. Li ho fregati, sium. Banda di babbi. Secondo me intro domani forse lo riusciamo a finire, eh? Cioè, oddio, non lo so, dipende un po' da quanto dura il gioco. E comunque sto andando molto spedito. Ragazzi, io sempre stupido che mi scordo di togliere le notifiche. Mi scordo, raga, mi scordo, non ci posso fare niente. Aspettate, ma tolgo un attimo le notifiche. Non mi dite niente. Purtroppo mi scordo. No, è molto chill come gioco, mi rilassa, ti dico la verità. Mi rilassa, anche se credo che ad una certa dovrò mettere gli occhiali perché sto iniziando a. Cioè, troppe ore mi sa che mi ammazzano un po'. Ma qui siamo liberi, no? Sì. Comunque quei due panini mi hanno ammazzato, mamma mia. Oppla. Ma che è sta roba? Sembra più la tana di questi mostriciattoli. Che poi dovrebbero essere i Lurk o come si chiamano. Mi sono scordato il nome. Allora. Vita da gatto. Ecco, già li vedo. Attenzione.
Cosa c'era dentro? Vabbè, kebab e eccala. Orco tuo, scendi. Ma mi rincorrono. Comunque kebab e patatine, però ne ho mangiati due. Quello è il problema. Che erano due. Vabbè, dai. Secondo me abbiamo finito. Siamo soli? No. Devo capire dove devo andare. Come sa che devo salire là sopra. Devo portare il tubo fuori. Oh, aspetta, un'idea. Venite, stupidi. Ah no, ok, ma la possiamo pure spostare, ok. L'abbiamo portata qua, no? Sì. Devo vedere un attimo se loro vengono da me, ma credo di no. Secondo me non vengono. Se no dobbiamo fare in fretta. Fai presto, gatto. Ma messo gatto, ma perché va al rallentatore? No, gatto, ma che cazzo fai? Gatto! L'unico che mi piaceva come lo faceva da me, da qui da me, ha cambiato modo di farlo. In che senso ha cambiato modo? Cioè, non li fa più come prima, tipo. Mamma, quanti cazzo ne so. Qua devo correre. Ok. Ma sbaglio, siamo arrivati. Eh sì, siamo quasi arrivati. Corri, ragazzo, laggiù. Ecco. Ma qui dobbiamo capire come fare, che non mi sembra proprio easy. Oh, qui? Qui si cade. Allora, cuoce meno la carne, non la fa più. Ah, ho capito. In realtà, tipo, insomma, a me le patatine mi piacciono, cioè, tipo, le patate mi piacciono molto croccanti, tipo. Non so dove andare, onestamente. Cioè, dovrei andare lì, ma. Aspetta. Ecco. Che succede? Ah, ok, mo' ha senso. No, ragazzi, no. Non mi devo far beccare. Croccante fuori e morbide dentro. Ecco, questo intendo io. Comunque, attenzione. Chissà perché. Sperando che non mi fa ritorno lì. Cioè, tutto da capo. Ah, no, che a posto. Purtroppo. Vediamo se ce la faccio. Vabbè, sono morto perché ho salutato e quindi sono morto. Beh, secondo me sono facilmente. Eh sì, sono facilmente inculabili. Questi merdini. Merdini! Aspè. Manz. Quasi arrivato. Aspetta. Beh, finché ne è uno non è un problema. Ok, ora. Ora. Apriti! No, ragazzi, raga. Ma che porco. Che devo fare? Ah, aspetta, forse ho capito. No, raga, non ho capito che devo fare. Ma muoio di nuovo. Troia. Aspetta. Ah, ok. Oh, meno male. Oh, è tosta, però. Guarda come si attaccano. Guarda come si attaccano. Meno male che sono caduto. Cioè, guarda. Sono un po' satanati. Sembra tipo un gioco horror. Non sembra più un gioco di un gatto. Vada. Non mi avrete mai. Ecco, ora immagino me che salgo qui e trovo un bestione enorme. No, beh, si bloccherà qui. Infatti. Ventosine, sì, è tipo le ventose.
Ok. Ci siamo, piazza il ricevitore trasmettitore su questa antenna, ok. Vediamo. Ma mi sto per ruttare il panino, Madonna. Che posso, cioè, che poi ogni cosa che ho messo è sempre larga. Cioè, guarda sta maglia. Cioè, tutte maglie larghe, madò. Che poi questa forse è pure un po' fastidiosa. Perché c'è tipo le cerniere qui sono fastidiose. Pure nei lati ce le ha. Vabbè. Ok, ora dobbiamo andare avanti. Che il volume è al massimo. Guarda che vista, il panorama è meraviglioso da qui. Meglio se sono larghe. Insomma, questa è un po' fastidiosa. Adesso ricordo, la città era nata come un rifugio. Quelli sembrano stelle, ma sono soltanto delle luci che segnalano l'invalicabile tetto a chiusura della città. L'umanità costruì questo rifugio per proteggersi dall'oltre, ma il prezzo da pagare fu salatissimo. Nessuno può uscire. L'oltre era un disastro, del tutto arido, inabitabile e pericoloso. Ma se è da lì che provieni significa che è di nuovo sicuro. E la mia promessa non era semplicemente di raggiungere l'oltre, era di spalancare la città. Ok. Ancora non capisco come alcuni ricordi mi stiano tornando e altri no. Ma sono certo che adesso è questo il mio scopo, devo spalancare la città. Forse torniamo indietro e troviamo Momo, avendo collegato il 13 da trasmettere, non mi è stato in grado di ottenere tutto. Di ottenere aiuto, scusate. Vabbè, penso che dobbiamo andare di qua. Sì. Vado, è diventata una trottola. Ti ricordi la GIF che ti ho inviato? E faceva pure lui così. Ok, siamo arrivati ai bassi fondi, seconda parte. Ma dov'è Momo? Guarda un messaggio. No, se n'è andato. Piccolo oltreggioso, se mi sta leggendo vuol dire che sei ancora vivo. Ottimo. Ho spostato l'attrezzatura al bar per approfittare della loro antenna. Incontriamoci lì, ho serrato la finestra, ma il codice per aprire è molto semplice, eccolo. Facilissimo. Ok, la differenza tra maiuscole e minuscole, cioè, si vede al bar. Deve essere il codice della finestra accanto all'entrata, andiamo. Raga, questa? Ok. E il bar dov'è? Forse è questo. Possibile? No, Il bar forse è quello sotto, tipo. Raga, non mi ricordo, sapete dov'è il bar? Ma credo sia tipo giù. Eccolo, è lui. O sbaglio, no, è lui. Mi sa che è lui. È lui, o no? Sì, è lui, gatto. È lui. Ehi, pallina di pelo. Vieni, sono riuscito a intercettare un segnale. Oh, ho fatto il tunnel. Perché non mi posso sedere? Ma dice siediti, ecco, infatti. Me lo doveva dire lui. Bellino, lo sta accarezzando. Vediamo se riesco a far funzionare questo affare. C'ero quasi. E là, qualcuno mi sente? Ciao, ci sentiamo, siamo dei bassi fondi, stiamo cercando una via d'uscita e... Un momento, sei tu, Sbaltazar. Momo? Non ci posso credere, sono felice di sentire la tua voce. Sbaltazar, dove sei? Gli altri stanno bene? Sì, siamo al sicuro, siamo riusciti a salire. Pronto, mi senti ancora? Devi passare dalle fogne per raggiungerci. Molto pericoloso, Zurk dappertutto.
Le fogne, come? Pronto? Accidenti, abbiamo perso il segnale. Incredibile, Baltasar è vivo. E non riesco a leggere. A risalire per le fogne, insegna. Ah, ci aiuteresti a risalire per le fogne? Credo, beh, le fogne sono il posto più pericoloso di tutti i bassi fondi. Ma se Baltasar ce l'ha fatta, vuol dire che c'è un modo. Qualcosa non la riesco a leggere, che ovviamente la web va avanti. Vai tu. Non ce la farete mai ad attraversare le fogne. Pullano di Zurk. Ah, Zurk, scusate. Vabbè, l'ho chiamato Blurk. Vi spazzolerebbero via in un istante. Vale soprattutto per te, piccoletto. Molti hanno tentato la fortuna in passato. Non finisce mai bene. Comunque vi avvisati, gli affari vostri non sono affari miei. Beh. Vaffanculo. Fuck. Simus. Doc, suo padre un tempo era un grande scienziato, stava la ranga nuova arma per combattere gli Zurg. Qualche anno fa è partito per collaudare i suoi e non ha fatto più ritorno. Da allora Sinus non è più stato lo stesso. Ok. Devo andare io. Non andare a retta, Sinus. Sono spaventato come lo ero io. Se Doc ha costruito un'arma nel nostro biglietto per raggiungere gli oltreggiosi. Nei suoi appunti Doc ha accennato un paio di volte a un laboratorio segreto. Deve essere lì che lavora un progetto. Dovrebbe esserci un indirizzo nel portamento di Sinus. Forza, seguimi. Andiamo. Vabbè, devo seguire lui. Ma questo gioco è stupendo. Tralasciando che io lo giocherei in modo molto più chill, però raga, essendo che c'ho un mese col plus, riesco a sfruttare, cioè riesco a sfruttare il tempo per giocarmi ad alcune cose. Non posso giocare a tutto quel Pokémon sicuro. Però vediamo. Infatti, raga, pure Outriders io non lo porterò ora, ce lo porterò tra un mese. Perché non ha senso. GG, finito. Cioè, mio cugino ha finito Spider-Man. Cioè, si è scassato proprio a giocare. Vabbè, io però sto facendo tre giochi. Dai, Simus, apri la porta. Grazie per il follow, GDKiwa. La sai che tuo padre... Ok, tuo padre dovrebbe venuto ad aiutarci, va bene. Ciao. Beh, c'era da aspettarselo, è una situazione molto pesante per Simus. Non vuole più sentir parlare degli altri gesti, non mi aiuterà, ma forse con te credo di aver avuto un'idea. Devo sicuramente entrare io. Mi dava un calcio in faccia. Ecco, ma toglie questo. Ecco, immaginavo. Ecco, prendi il taccone di Doc e mostraglielo. Contiene un mucchio di informazioni che con un po' di fortuna gli daranno una bella scossa. Trova il laboratorio segreto, più che altro gioco. Vedo una barba per ripristinare la connessione con gli altri. Ok, andiamo. Eccolo. Stavo... Porco duo. Che ci fai qui? Te l'ho già detto. Attraversare fai una missione suicida, lasciami in pace. Cos'è questo? Aspetta, di mio padre. Ah, ci picchia, chi se l'aspettava? C'è una stanza segreta nel nostro appartamento, ma dove? Potrebbero esserci degli indizi nascosti nei paraggi. Indizi? Ecco il primo. Questo è il secondo. No. Non c'è niente. Traduci. Il tempo ci dirà. Qualche orologio. Vabbè, devo togliere le foto, raga, perché potrebbe esserci qualcosa dietro. Ecco. Codice che non posso utilizzare. Non avevo mai notato quel tastierino elettrico. Come potevo sfuggirmi? Ignoro quale possa essere la password. La password. Vediamo. La password? Aspetta. Non mi fa salire. Allora, fatemi salire un attimo qui. C'è niente. Cioè, raga, ma questo è il suo appartamento. Cioè, non c'è niente. Cioè, veramente non c'è niente. Cioè, ma caga questo, piscia. Cioè, dove caga? Aspetta.
Secondo me so qual è il numero. Allora, 2 2 5 1 1. Volete vedere che 2 5 1 1? Vediamo. Ci provo, eh. Sì, vabbè, il tempo ci dirà, stanno 4 orologi, cioè. Era abbastanza scontato. È un robot, non penso faccia i bisogni. No, ma no. Oddio, vero. Vero, mi hai fregato. Vero. Non avevo mai visto questa stanza incredibile che sia riuscita a nascondermela per tutto questo tempo. Questi progetti devono riferirsi allo Swarm Antizurk. Papà è sempre stato molto geloso del suo lavoro. Mi disse che la mano funzionava sulla carta, ma che serviva un collaudo sul campo. Oltrepassate i bassi fondi e non è più tornato. Beh, t'ha scammato. Traduci. Il corriere del robot. Prima pagina. Zurk ufficialmente fuori controllo. Mangiano il metallo. Le musiche sono molto carine. Qui c'è qualcosa, secondo me. O forse no. Traduci. Progetto Deflux. Fai piano. Progetto Defluxor. Idea. Pistola di luce. Bassa priorità estetica. Dimensioni decibel. Prodotti. Alta priorità sul campo. Obiettivo di istruzione di 20 zurk al secondo. Volete vedere che ce l'ha da noi quest'arma? Beh, però un gatto. Cazzo fa? Comunque, c'è qualcosa che non va. Dov'è il tizio? Raga, dove cazzo è andato? Ah, sta qui. Trovato niente interessante qui. Sinceramente no. Ma deve esserci, ragazzi, qualcosa. Solo che sta. Oh, aspetta. Osservazioni per setti carini. Vecchie batterie. Reagiscono alla luce intensa. Visione perfetta del buco. Qualcosa con la luce. A parte che mi ha fatto salire prima. Dove. Aspetta, qui. Qui c'è un'altra scatola. Eh sì, qua c'è qualcosa, ragazzi miei. Prendi il localizzatore. Vieni qui, vieni qui. Simus. Aspetta, mi è familiare il suo localizzatore. Papà usava sempre localizzatore. I miei spostamenti. Forse possiamo invertire e scoprire dove è andato. Non riesco a credere che papà potrebbe essere ancora vivo. Mancano tantissime. Se ti serve un'arma contro i Zurk, giusto? Papà ne aveva indubbiamente una con sé. Dobbiamo solo riparare il localizzatore così da poter rintracciare nei bassi fondi. Ah, rintracciare nei bassi fondi. Deve esserci qualcuno disposto ad aiutarci. Quindi ti aprirò la porta. Andiamo. Ma la porta di casa? No. Credo la porta dei bassi fondi. Quanto è carino. Quanto è carino. Mamma. Ah, ma ha trapassato. Beh, ragazzi, ora devo. Dove devo andare? Devi riparare quel localizzatore. Se mi dico adesso. Ah, devo trovare qualcuno ai bassi fondi che mi aiuta. Pazzia, è carinissimo. Il problema è che io devo trovare qualcuno che mi aiuta. Non mi sembra uno che mi possa aiutare, onestamente. A quelli gli conviene non rovesciare altri secchi di venire. Cosa mi dà tutte le furie. Cos'è un logo di azienda? Prova al bar, prova al bar, prova al bar, ok, grazie. Vediamo se mi aprono. Sì, mi aprono. Sta me la larga con la vendice, sono stufo di pulire il vostro casino. Non posso entrare perché ovviamente pensano che io sia un teppista. Il problema è che io, ma come faccio ad entrare? Se c'è un'entrata, il problema è trovare. Ok, ma il bar è quello, mi sa. Mi sa proprio di sì. No, ma questi non mi aiuteranno. Raga, ho bisogno di un bar. Ma solo quello è un bar. No, aspetta, ma scusa, dove ero? Cioè, dove stavo prima? Non era un bar. No, questo è tipo l'inferno. Boh. Tipo roba di medicina, quindi no. Che sta vedendo? Si capisce. No, è quello è il bar, ragazzi. Quello è il bar.
Questo qui. Bar. Oh, aspetta, 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 posso entrare? È questo, o sbaglio? Aspetta, glielo posso fare vedere a Momo, vediamo. Chiesto al bar, raga, al bar, questo è il bar. Non so se mi può aiutare, che oggetto medio. Conosco un tale che ripara aggeggi di questo tipo, è molto dotato, ma anche un po'. Bello, vedrete. Si chiama Elliot, il suo studio è proprio qua a sinistra, accanto alla bottega della nonna. La sua porta è ricoperta di scritte e cartelli. Ok, allora, Elliot, il suo studio è proprio qui a sinistra, accanto alla bottega. Sinistra, ha detto, eh. Ma mi scammo, volete vedere? Sinistra. Ah, regà, ma a sinistra non c'è un cazzo. Ma è lui forse? No, Teddy. Questa sciarpa non l'ha fatta la nonna, non trovo che sia bravissima. Regà, a sinistra. Aspetta, aspetta, traduci. La bottega della nonna, il terzo. Eh sì, allora è di qua. Eh sì, è di qua. Aspetta. Ah, ok, a sinistra. Sì, no, qua a destra, scusate. Programmazione da Elliot, raga, è questo. Bussare alla porta e aspettare che vi apriamo, ok. Allora è qui. Aprimi. Comunque sono fighi i personaggi. Non mi dica che l'ho buggato. No, non mi ha chiuso. Bella questa frase. Ah, Momo. Figo. Elliot? Nestor, sei qui per Elliot, è proprio laggiù. Dov'è Elliot? Laggiù, qua sopra forse. Eccolo, Elliot. Elliot, sì, posso aiutarti? Tieni. Ah, ci picchia, un ottimo lavoro di modello è un tohima per intracciare chiunque con questo aggeggino, permetti? So come aggiustarlo, ma quando ho di questi brividi non riesco a usare la tastiera. Non so se mi sono ammalato o altro, ma di certo non sto bene. Non riesco a lavorare con questi brividi, serve una coperta per poter. Ok. Raga, mi serve una coperta. Raga? Non so se me la straccia? No. Una coperta, non so se me la fa piglia. Vabbè. Ah, ecco, ha detto una cosa interessante. Bellissima sta frase. Ha detto che loro, cioè i robot, ovviamente coltivano, vabbè, piante, queste robe qua, vabbè, pure per un fattore di ossigeno. Però ai robot non serve l'ossigeno. Però hanno mantenuto questa cosa, diciamo, degli umani. Anche se a loro non serve, perché ovviamente sono robot. Io però continuo a non capire. Io dove cazzo devo pigliare sta coperta? Questa non è una coperta, che è una porta. No. Io non so se la posso tirare la coperta, capite? Ma non penso. Vediamo se giù c'è. Prendi spartito. C'è qualcosa che non va. Però se ho aperto la finestra vuol dire che forse devo uscire. No, ragazzi, io non devo uscire. Però non capisco sta parte che dice lui. Aspetta, aspetta. No. Ho capito. Io, ragazzi, non so dove prenderla, onestamente. Mi sto scassando tutto. Vabbè, sono io, sono un gatto, posso farlo. Già l'abbiamo fatto, giusto? Sì. Raga, continuo a non capire. Aspetta.
Vabbè, ma anche se lo faccio non cambia niente. La coperta, cioè. Mi sto scassando tutto. Niente, raga, io non capisco questa parte della finestra. Cioè, della coperta. Cioè, non sto capendo. C'è proprio niente, non capisco. Fatemi vedere un attimo se lui mi dice qualcosa. Ok. Ragazzi, ho capito, ma dove lo devo prendere? Cioè, ma posso uscire, vediamo. Ah, mi apre la porta. Ma non uscirò da qui, ragazzi. Devo uscire da sopra. Però io continuo a non capire come devo fare. Perché ho paura di uscire. Però poi, insomma, magari è qui che devo prendere la coperta. Ma, raga, io. Cioè, vi giuro, io ho visto ovunque, ma non. Cioè. Allora, qui sopra. Non penso proprio. Se esci, vai alla bottega della nonna. Aspetta un attimo. Giù. Madonna, giù. Madò, meno male che esisti. Infatti, guarda, ci stanno tutti con le coperte. Giusto, io so coglione, basta. Basta. Devo andare dalla vecchia. Se mi portassi dei cavi elettrici per farti un poncio, mi ispiri, ma non è facile da dato qui. Ecco, ma mo la vecchia vuole il poncio. Cioè vuole i cosi elettrici qua. Finora. Sono qui apposta per aiutare. E beh, giusto. Però ora la vecchia vuole cavi. Dove li piglio? Ah, ragazzi, sta diventando un po' complicato, eh. Fatemi vendere una roba. Ma scusa, se vado da lui e mi dai i cavi? Non lo so, vabbè, proviamo, ragazzi. Proviamo. Magari non va, però magari va. Cioè, lui c'ha i cavi e la vecchia ti dà la roba. Dammi un cazzo di cavo. Ma dammi un cavo. C'hai 8.000 cavi, dammene uno. Che palle. Sei cattivo. Proprio? Sì, prova. Non mi dà niente. È infame. Io c'ho una mezza. Non posso uscire. Io c'ho una mezza idea, eh. Però non so se fa, cioè non so se funziona. Proviamo a vedere se è come dico io. Raga, ma mo per salire di nuovo lì, ma do. Prova ad andare dal barattatore. E dov'è? Sinistra? È lui? Non so. Che cazzo è sto? Ma no. Ah, forse è lui. No. Barattate delle cavi e tu gli dai qualcos'altro. Ma non. Ah, è giusto. Vabbè, vediamo. Ma non penso sia lui. Forse è lui. Sì, mi sa che è lui. Stiamo portando questi strumenti. No, non è questo. Ah, è lui forse. Eh sì. Cavo elettrico. Cavo elettrico. Ciao, sono i venditori del mercato. Tu mi porti qualcosa e ti cedo qualcosa in cambio. Un assortimento di cavi migliore sul mercato. Te lo cedo in cambio di detersivo super etilico. Ragazzi, dove lo prendo il detersivo? Ti do questo. Ma vaffanculo. Ragazzi. Ma che trip. 3 lattine. Raga, dove lo pigliamo il detersivo? Piacere, cioè. No, raga, dai però. Niente. Giù. C'eravamo quasi. Ma l'abbiamo preso nel culo. C'era la lavanderia, se non erro. Sai, non mi ricordo. Aspetta, fammi vedere. Ma giù, ma ti ricordi tutto? Bucato, bucato, bucato. Bucato, giusto. Ti devono fa santa. Porco tuo. Santa Giulia. Ma non è questo, aspetta però.
No, aspetta, mi sto un attimo intrippando. Forse è qui. No, ma non è. Questo è quello di prima. Mi sa che ho sbagliato strada. Che questo è il bar. Aspetta. Barattatore. Non mi trovo, ragazzi. Non mi trovo. La bottega. Bucato super etilico. Ah no, bucato super etilico vuol dire che è il bar. Quindi devo andare. Devo andare per forza nel bar. Raga, ma io non ci posso entrare nel bar. A meno che non devo entrare da sopra. Probabile. Sono sicuro che dobbiamo entrare da sopra. Meno male che ci sei, perché sennò mi sa che stavo ancora qui. Ragazzi, ma io come faccio ad entrare? Aspetta, aspetta, forse. No, posso entrare. Deve esserci un modo, no? Prova a capire però come entrare. Allora, facciamo un'ispezione di tutto. Allora, io riprovo, tanto non mi faranno entrare. Sei uno di quei teppisti che giocano a tirarsi secchiate di vernice sul tetto? Punti interrogativi. Stammi alla larga con la vernice, sono solo tipo il vestito. Ah, raga, ho capito, che cagata. Cioè, te lo sta proprio dicendo. Che ci vuole? Facile, facile. Facilissimo. Il problema però è che non riesco più a salire. Infatti. Ah no, che posso salire da qui? Vabbè, una cacata, ragazzi. Facile. Facile, però. No, raga, no, devo scendere, porco due. Io ho capito come devo fare. Aspettate. Sali qui, vai qui, vai qui. Ok, appena lui lo lancia, vai ora. No, spero devo far bene. Devo miagolare forse quando lui lo lancia. Ecco. Ops. Ops. Ecco, vedi? Ora si affaccia, io scendo, prendo quello che gli serve, vado dal tizio, gli do quello, 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 quello. Però mi sa che devo fare presto, che questo mi sa che chiude una certa. Suca, coglione. Allora, raga, dobbiamo rubare qualcosa. Io sono un micio ladro. Cosa posso rubare? Niente, un cazzo. Ah, eccolo, eccolo. Prendi, ruba. Ok, a posto. Via, via, via. Ragazzi, sta buggando il gatto. Via, 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 via. Aspetta, però sta incazzato. Aspetta. Sto pulendo dall'esterno il mio ragazzo di nuovo. Smettila di giocare, fuori dal mio ragazzo. Ok. Sì, vabbè, il detersivo, ma lo portiamo al tizio. Il tizio ci dà i cavi, poi i cavi li diamo alla vecchia, se non erro. Beh, stiamo a posto. Mannaggia Gesù. Te. Sì, li voglio. Tieni. Grazie, dammi il cavo. Ora, ragazzi, il cavo lo devo portare alla vecchia. So che cazzo le serve il cavo alla vecchia, ma vabbè. Era alla vecchia, giusto? Mi sa di sì. Un po' un trip, eh sì, vabbè. Vai, ti piedi i cavi. Metto subito al lavoro, ok. Già finito, dammi il punch. Ah no, beh, meglio, che sennò. Si è fatta mattina. Vabbè, mattina non è cotti piccoletto, ti calzerà a pennello. Ma non serve a me. Vabbè. Aspetta, aspetta, aspetta. C'era un modo per entrare dal tizio. Da dietro. Sì, entriamo da dietro perché sennò. No, raga, non era qui. Vabbè, entriamo da qui. No, aspetta, ma non era lui. O era lui? Gesù, mi sono perso. No, è qui, è qui, è qui. Aspetta,
aspetta. Ecco, ho detto io c'era un modo per entrare da dietro, è senza che bussiamo. Ciao. Eccomi qui. Tieni. Oh, ma dove l'ho trovato? È straordinario, fammelo provare. Guarda, niente più brividi, posso riprendere a lavorare. Grazie, adesso sì che posso aggiustare il localizzatore. Fammici dare un'occhiata, un piccolo aggiornamento e un'altra cosuccia. Voilà. Ecco ti è servito, piccoletto, ti auguro di rintracciare la persona che stai cercando. Ok ragazzi, ora dobbiamo andare, credo, da... non lo so. Sapete, forse da Simus. Oppure facciamo così. Aspetta, come... Mostra B2. Un localizzatore mi sembra... Mostriamola a Simus, ecco. Raga, io però vi dico la sincera verità. Non voglio dirvi bugie. Io non mi ricordo dov'è Simus. Mi sono scordato dov'è Simus, raga. Oh, mamma mia. Mamma mia, che trip. Dove cazzo era mosso Simus? Cioè, sono proprio scordato. Vi giuro, raga, non mi ricordo dov'era. Ah, aspetta. Era tipo un punto del genere, perché il tizio mi ha aperto il passaggio prima. Allora, aspetta, era al bar, ok? Ok, lui è uscito. Poi è andato, mi pare, a sinistra. Poi di qua, credo. Di qua. No, raga, ma non era di qua. Oh mio Dio. Non mi ricordo, raga. Non mi ricordo dov'era. Forse è qui. Dove cazzo era? Forse è qui. Buonanotte. È di qui, è di qui, è di qui. Senti, da una parte doveva stare sto tizio. Ma non mi ricordo dove. Ah, eccolo, è qui, è qui. Sì, era qui, Simus, è qui. Eccolo. Sei riuscito a riparare il localizzatore? Tieni, ce l'hai fatta, l'hai riparato, ben fatto. Passamelo. Comunque secondo me si è sfondato a giocare a Spider-Man per finirlo. Abbiamo un riscontro. Vabbè, è veramente vivo, non ci posso credere. Seguiamo il localizzatore, posso scrivere prima dove è andato. Ok. Ah, dobbiamo seguire lui, ok. Non prendo il naso. La cosa bella è che mi trapassa. Cioè, guardate il piede. Vabbè. Io la seguo. Da bravo Micio. Poi scusa, perché hanno i giubbini addosso? Scusate, cioè, sono robot, non dovrebbero manco sentire il freddo. Immaginate i robot, cioè, sono già freddi di loro. Mamma mia. Vabbè, in estate però stanno a posto, che sono freddi. Secondo me è dritto. La stampa delle zampette. La stampa. Ah, tu intendi la forma a terra? Credo. È qui. Ci siamo davvero lasciati ai bassi fondi. Là fuori è pericoloso, ma devo averne la certezza, devo sapere, facciamolo. Ragazzi, stiamo per uscire. Mamma mia. Mo secondo me inizia il gioco, mo sarà impossibile secondo me. Mamma mia, raga, pazzo. Sì, quando è passato sulla vernice, non ci ho fatto caso. Oh mio Dio, ma è proprio un altro gioco tipo, cioè un altro gioco, un altro posto proprio. Qui è pieno di zurk. E il tizio mi ha abbandonato. Ah no, sta con me. No, raga, ho paura che lo fanno fuori. Ho paura che lo fanno fuori a Simus. Mi deve aprire lui ancora. Guarda quante uova di Zurk. Ci divoreranno. Non posso farcela. Non sono veloce come degli Zurk. Mi beccheranno di sicuro. Ecco. Tieni, prendi questa spilla. Il mio papà le conosce da capo. Però che sia un amico. Ti aprirò la porta. Ok. Raga. Sto cazzo.
Addio, amico mio. Mi dispiace, ma sono... Ok. Trovalo, ti prego. Riportami mio padre. Vabbè, raga, ma sarà impossibile, secondo me. Ok. Ecco, mo è più bello, perché mo siamo più... Allora, qui... Aspetta, aspetta, c'è un ricordo qui. Vabbè, non li prendo tutti, non li voglio collezionare, però vabbè, se li trovo li piglio. Guarda che muro massiccio, me lo ricorderei, simbolo di demarcazione tra gli abitanti dei bassi fondi e quelli dell'intracittà. Insieme al fatto che i secondi continuano a scaricare la propria immondizia sui primi, che cosa orribile da fare? Forse c'è proprio questo alla base del loro fallimento, ok? Vabbè, andiamo. Ecco, mi sa che dobbiamo correre. Vicolo cieco. Ecco, ma dobbiamo correre. No, ragazzi, eccoli. Iniziamo a correre. No. Non ci facciamo beccare. Mamma mia, guarda. Che fanno sunga. Porco duro. Ma sucate, pezzi di me. No, ragazzi. Qui? Vabbè, dai, ce l'ho fatta. Mamma mia, quanti ne su. Vabbè, no, raga, è impossibile. Vabbè, qui dovevo tenere premuto, però vabbè. Perché non mi gira la visuale? No, raga, ma guardate qua che cazzo sto combinando. No, raga, ho fatto una cazzata. Dovevo andare sotto. Vabbè, l'ho raggruppato. Che è morto. Stramorto. Sono diventato barese per un attimo. Qui? Salto. Ok, dai. Qui posso oscillare, penso. Cioè, vedete, è molto carino. Però qui mi sa... che devo dare lo slancio. Vai. Oh, play. Ma che è? Aspetta, do di nuovo lo slancio. Vai. Ecco. Carina sta cosa dello slancio. Dobbiamo correre di nuovo. Ecco, se tengo premuto X, fa così con le zampette. Ecco. Figo. Ah, ma non lo guido io, no? What the fuck? Meno male che non si è fatto male. Cioè, oddio. Forse un po'. Stai bene, ha fatto un bel capitombolo. Doc dovrebbe essere nei paraggi. Ci siamo qua. Oh, ragazzi, già siamo arrivati, ma non dura un cazzo sto gioco. Ragazzi, ha fatto male. La zampa, lo sapevo. E mo si è ripreso, stranamente. Ok, si lecca, così cioè guarisce, penso, guarisce la bua, non so. Non so, lo fanno spesso i gatti. Ecco perché si dice il bacio, il bacino sulla bua. Probabilmente perché si... Boh, è curativo, non so. Eh sì, ma calcola che si è storpiato peggio quando era all'inizio. Cioè è caduto proprio... Vabbè, si è storpiato. Allora, vediamo se stiamo andando... Sì, mi... Eh sì, raga, è qui. È qui, per forza. La palla. È qui, raga, è qui. Aspettate. Uso oggetto. Ragazzi, ci serve un oggetto. È un generatore elettrico, ma a quanto pare manca... Ecco. Ok ragazzi, io non so se devo andare dove stanno i fili, ma probabilmente sì. Ok, devo andare di qua. Sì, la saliva è un disinfettante naturale. Ecco perché sì, si leccano. Ho un po' paura, qui. Non è molto igienico. Beh, quello è normale. Probabilmente sono dei micimici. No, mamma mia, ma veramente devo andare qua sotto. Mamma mia, ho paura, mamma. Aiuto. Io però continuo a non capire. Ma, cioè, mi sono fatto un giro, praticamente, un giro inutile. No, c'è qualcosa. C'è qualcosa, ma io non so cosa. Aspettate. Secondo me c'è un modo per salire. A parte qui. Ok,
Deve esserci un altro modo per salire. Ecco qui. Eccoli eccoli, i Zurg. Su coltelli? Sì. Questo vuole uccidere gli Zurg, tipo. È perché vedo i coltelli, tipo. Beh, scendiamo, perché qui non trovo niente. Ah, eccolo. Prova ad andare su. Allora. Wow, un attimo, tu non sei uno Zurg, chi sei? Addosso la mia spilla, come l'ha trovata? È stata mia figlia a mandarti, oh Simus, piccolo genietto. È un'eternità che sono qui da solo. Ero venuto a collaudare il mio Defluxor. Ma non è andato secondo i piani. Vorrei tanto tornare a casa, mia figlia mi manca moltissimo. Puoi farti un giro per la casa se vuoi, ma non ho idea di come fuggire da qui. Aspetta. Cioè, lui. Aspetta un attimo, voglio provare a fare una cosa. Un ricordo. Carino. Obito 12. 12, vedete, ho visto gli umani indossare costumi di questo tipo. Erano minuscoli e scorrazzavano in giro e facevano un gran fracasso. I bambini. Sì, adesso ricordo, erano bambini. Le strade brullavano di vita con loro, nonostante tutte le difficoltà che si facevano insorgere. Gli adulti sembravano amarli profondamente. Doc afferma di sentire la mancanza di questi. Ah, la mancanza di Simus, la stessa cosa. Questa, vedete, ci sono alcune cose belle, cioè sono proprio belle frasi, cioè ti fanno proprio riflettere alcune frasi. Io che mi tiro tutto. Oh, l'arma, l'arma, sali. Questa è l'arma. È questa. Oh, piglia. Eccola. Aspettate, raga, bevo un attimo che sto morendo. E fa piano con il massimo della carica, con ritorno Zurg a un'esplosione di coriandoli. A questa occasione servono 1.21 gigawatt. Ok, per funzionare l'unico apparecchio che ne parecchio con tanta botta di vita è il generatore esterno. Il generatore esterno. È quello là, mi sa. Il problema è che non si avvia, credo sia saltato un fusibile. Con tutti gli Zurg che girano per me è troppo pericoloso. Buono. Ok, lui mi spiega come fare. Però mi devi dare un fusibile, bro. Io ce la posso fare, che so dov'è. Però mi devi dare il fusibile. Perché il problema mio è che non ho il fusibile. Perché non c'è nessuno Zurg fuori. Ma vabbè. Cioè, veramente, non ce n'è uno. Ecco, mi ha dato il fusibile. Ok, allora stiamo a posto. Ah, ecco! Vabbè, una cagata. Vabbè, ok, è facile. So dov'è. È facile. Più che altro non sapevo che poi gli Zurg sarebbero arrivati. Ma vabbè, è facile, raga. È facile. Sì, non vi preoccupate. Facile. Easy. Easy per me. Vai. Vai. Ok, wow, sto motorino. Ecco. Mamma mia, raga. Lui già è pronto. Mamma mia, raga. Ok. Ma scoppiano in 2 secondi. Vabbè, non ti preoccupare, non te ce la faccio. Però, bro, se si mettono qua. Ecco, sapevo. No, ragazzi, ma se si mettono davanti, però. Era facile, però purtroppo si sono messi davanti alle palle. Porco duo. E che devo fare? Vabbè, dai, meno male però che sto direttamente qui. Ammazzami questi sotto. Bravo. È impossibile. È possibile. Dai, è impossibile. Proviamo a destra. Perché
Proviamo a destra. Io di solito sto andando a sinistra. Proviamo a destra. Cioè, non penso posso salire sulla finestra. Ok, proviamo a destra. Ammazzami questi. No, raga, è la stessa. No, aspetta, aspetta, vedi. No. Godo. No, cazzarola. Ma raga, mi sono bloccato. Mannaggia Gesù. Attaccati, eh. No, raga, è impossibile. Ma non posso salire. Che cazzo. No, raga, era come ho detto io. Vai ora. Ti prego. Ok. No, è nostro. L'abbiamo killata, godo. Ok, l'abbiamo fatta. No, ragazzi, se non andavo di là non ce la potevo mai fare. Ma li dovevo ammazzare lui. Sta segando. Vabbè, straordinario, ripristino il generatore. Hai visto che potenza del deflux? Decisamente il nostro biglietto di sola andata. Aspetta un attimo, potrei uscire e a montare il deflux sul tuo drone. Sul tuo drone. Attenzione. Eccola. Abbiamo quasi fatto un'ora. Voglio passare pure a Miles Morales, onestamente. Il dottoressa Gaiolo. Ha funzionato adesso il defluxor installato sul tuo stilosissimo drone, ok? Non è progettato per venire. Per venire? Alimentando. Vabbè. Da una fonte elettrica così esigua. Se lo gira troppo deve guastarsi, ok, ricorda, è pericoloso. E adesso entriamo in villaggio, sto tornando figliolo, ok? No, sta parte me la voglio fare però. Cioè, ci provo, ma non so lui come farà ad arrivare con me lì. Vabbè, sì, c'è la pistola però. Ok, dobbiamo uscire, mi sa. Doctor, doctor. Superstar inutile, mi sa. Che non sta arrondito più. Ecco, ma spiegami tu come vuoi fare. Elimina tutti quei zurk per spianarci il passaggio. Ok, però. Figo! Però come sospettare. Sì, surriscalda. Sarà un po' complicato, eh. Vabbè, ci proviamo. Beh, vado io avanti, dai. L'oggetto sacrificabile. Ora immagino il doc dovrà premere il tasto e usciranno i zurchi di merda. No, interruttore non funziona, l'elettricità sarà stata staccata. Eccola. Vabbè, dai, compito mio. Aspetta, devo capire. Allora c'è questo, di solito questo serve sempre a qualcosa, però non so se effettivamente funziona qui. Mi sa. Ah, aspetta. Perché non va? Perché. Questo va qui. E questo invece dovrebbe andare tipo di qua, però non ho capito perché deve andare di qua. Sono sincero, cioè non capisco il perché. Però presumo debba andare. Aspetta, Madonna, non vedo niente. Ah, qua sopra, ecco. Non vedevo. Vai. No, Micio, fermati. Sali. Bravo. Vabbè, c'ho la pistola, eh. Un po' troppo sicuro. No, ragazzi, stanno arrivando. No, stanno qua. Vai.
Porco tuo! Ma sta per morire. Spero non sia abbastanza. Vabbè, questa parte me la voglio fare tu. No, raga, stanno arrivando. Beh, dottore, ti proteggo io. Ma ogni tanto non si preme, mannaggia Gesù. Porco tuo! Ah, è perché si... Ah, ok. Ho capito perché non andava. Dottore. Te sei cagato addosso, eppure io. Fio, c'è mancato poto. Ok, poco. Non so più parla. Poto. Poco. No, voglio fare almeno questa parte col doc. Poi stacco, vado su Miles Morales e poi vado su Back 4 Blood. Back 4 Blood. E poi basta, raga, basta. Perché già ho fatto 3 live oggi. Questa è la quarta. Doc, sono pronto. Non la vede nessuno. Beh, non vedo nessuno. Vabbè, ma siamo arrivati, raga. Questo è. Voglio vedere l'incontro tra Doc e Simus. Ma Simus non è il... Simus. Il direttore dei Simpson. Mi pare, Simus. Simus. No, quello è Simur. Non è Simus. Simur, mi pare. No, aspettate, raga. Ah, no, siamo arrivati. Ecco. Scena, cutscene. Bello. Belli. E ovviamente mi coccolano. Bellini, sì. Grazie per aver salvato Doc, piccolo amico. È fantastico sapere che Simus non è più solo. Adesso sappiamo di poter rispondere agli attacchi degli Zurk. Momo ti sta aspettando nei pressi delle fogne. Ok, raga, però credo. Ok, Doc e Simus sembrano felici. Penso che insieme abbiamo fatto una gran cosa. Raga, con tutto il bene, però credo che dovrò staccare ora. Perché devo fare Miles Morales, raga. Abbiamo fatto un'ora. Ma vi dirò, potrei fare pure un'oretta e mezza. Vabbè, facciamo un'oretta e mezza, dai. Fa niente, fai. Un'oretta e mezza, basta, ho deciso. Facciamo un'altra mezz'ora. Ma mi sta aspettando a bordo della sua barca. Puoi raggiungere, ma sei sicuro di aver fatto tutto quello che volevi qui? Perché chiuderò la porta alle tue spalle. Non vedo che si infili nessuno azzurro. Vabbè, forse lui parla dei collezionabili. Non vi preoccupate, andiamo avanti. E vi ripeto, non voglio collezionare robe. Voglio semplicemente giocare. Perché sto giocando col Plus, c'ho l'abbonamento, un mese e poi fine. Addio, giochi. Andiamo. Però credo che a breve metterò gli occhiali, che sto iniziando un po' a cedere. Non riesco a crederci, ho trovato Docker. Con questo non so, possiamo metterci. Ok. Altra mezz'oretta e poi basta. Proprio perché, raga, dobbiamo fare Spider-Man. E Back 4 Blood, che non so quanto durerà. No, Back 4 Blood penso un'oretta e 20, forse, ma nemmeno. Le fogne, ecco. Ho paura che però questa parte duri tanto. No, vabbè, non dovrebbe durare tanto. Aspetta, devo fare sta cosa. Aspetta, no. Mi fa troppo ridere. Anzi, oh, ragnatele. Dopo facciamo il ragno. Spider-Man. Spider. In loop. Questa sedia fa 8.000 rumori, che fastidio. Allora, vabbè, già so che devo fare, che devo aprire il passaggio, devo andare lì. Sì, dai, dillo, devo aprire il passaggio.
Già lo so. Più che altro devo capire però come aprire il passaggio. Vabbè, io ho la pistola ora, quindi nulla mi spaventa. Vabbè, è abbastanza intuitivo. Aspetta, non è che è qui forse? No, vabbè, non ci arrivo qui, impossibile. Raga, uova. No, porco, ecco. Aspetta, devo fare. Aspetta. Vai ora. Beh, easy, facilissimo. Beh, una volta che capisci come fa una cagata. Ok. Vai. Beh, abbastanza easy questa parte. Ma io penso che alla fine dobbiamo trovare tutti e quattro i tipi, che ma non mi ricordo i nomi di tutti, mi ricordo solo Doc e Sbaltazar, perché fa ridere proprio Sbaltazar. Vabbè. E c'erano altri due, che ma non mi ricordo. O erano, no, forse erano tre più Momo, quattro, quindi forse dobbiamo trovare l'ultima persona, credo. Vabbè. Momo sta con noi. Aspetta, parliamo con Momo. Bello, non mi ero mai allontanato tanto dai bassi fondi. Con te accanto non ho neanche paura. Non ti preoccupate, proteggo io. Più che altro, sapete cose che non. Cioè, non ansia, però. Ok, no, è che vedevo il posto così enorme. Ho detto, ma non è che devo fare qualcosa, mi devo spostare. No, raga, perché se mi devo spostare ed è tutto questo, cioè questa superficie mi serve per fare tipo la missione? No, ti prego, dimmi di no. No, vabbè, ma è solo questo, meno male. Allora, eccole lì, pezzi di merda. Gli scarrafoni. Ok, vabbè, l'ha aperto lui. No, raga, c'è qualcosa che non va. Cosa c'è, Momo? Ecco. Ragazzi, mi ha chiesto di aprirla manualmente. Io non so come sia possibile. Forse lo fa lui? Sì. Credo. Vediamo. Sì. Ma non credo ci riuscirà. Oh, invece. No. Ma ci sta riuscendo, ragazzi. Aspetta, se ho capito, devo passare sotto, immagino. Non posso accompagnarti, ma continuo a cercare una via d'uscita. Quando troverai Zubaltarza. È Clementine, di loro che sono stato coraggioso. Assolutamente. Niente, raga, siamo rimasti di nuovo da soli. Porco duo. Qui? Ovviamente non posso passare. Oh, qui. Andiamo. Sui Zurk. Quali sono i Zurk, raga? Ma oh mio Dio, raga, guardate dove cazzo sono. Vabbè, tanto non credo verranno a cagarmi i coglioni. Però spero che alla fine almeno il gatto si rincontri con gli altri. Che all'inizio c'era lui con. Ecco, questa era proprio la scena dove è caduto il gatto. Poi il mio gatto credo non abbia nome. Aia, aia, raga. Forse. Ancora. Meglio se facciamo così, va. Mannaggia la Madonna. Ok. Oh, ne sono parecchi, però, eh. Ma
cazzo ne so. Ho paura. Niente. Io però non capisco dove deve andare. È troppo scuro, raga. Ok, non mi sa che deve andare qui. No, mi sa proprio di no. Raga, non sto capendo, onestamente. Fatto sta che... Vabbè, dai. Eh sì, perché sennò non riesco a giocare se ce l'ho tra le palle. Forse ne ho liberati troppi. Ma... Forse sì. No, no. Se non li faccio uscire tutti. Perché sennò, raga, veramente stanno tra le palle e mi danno fastidio. Ok, hanno bene. A posto. Facciamo uscire gli ultimi. Ancora sparecchi. Infatti, sono partiti che sono pariti, porco tu. Vedete, c'è l'interruttore. Dovrei... Vabbè, corriamo, dai. No, qui dobbiamo correre. Sperando di... No, ragazzi, qui ci muoio. No, qui ci muoio, mi sa, eh. Che cazzo è sta roba? No, ragazzi, ma che è? No, sali. Raga, qui sarà complicato, eh. Mamma mia, quanti cazzo ne so. A parte che non mi mette ansia sta roba, però sono tanti. Oh, un'uscita. Credo sia un'uscita. No, ragazzi, se... però se mi iniziano a bloccare, no? Salta. Ah, vi ho fregati. Sei proprio nel covo. Eh sì. A parte quando si salva lagga. Vabbè. Eh sì, ma guarda quanti cazzo ne so. Beh, se faccio così non dovrei schiudere i loro uovi. Uovi. Uovetti. Uovetti. Secondo me dobbiamo andare lì. Ma finché non li... No, dai, è fattibile. Qui è chiuso, quindi non posso fare niente. Apri la serratura, vediamo. Ci sono riuscito? Non credo. Non... Non credo di esserci. Si sono aperti gli occhi, raga. No. 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 Oddio, no, no, no. Raga, devo. No, 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 no. Raga, non vedo un ca... Ma non vedo un cazzo. Porco tuo. Cioè, non vedo proprio niente. Fuck. Ah, ecco. Quindi ha funzionato. Sta scorreggiando. Corri, corri ora. No, raga, ma... No, è fattibile. È fattibile. Dovrei ammazzarli prima, però mi scoccio, raga, mi scoccio. Ci riprovo, ma... Se sta a fa complicato. Inizia già a scappare. Ecco, infatti. Ho fatto bene. Anche se tanto me li beccano in faccia. Infatti. Aspetta, se potrei... no, raga, ma vedete... Dai, dai, ce la puoi fare. Boh. Ce la puoi fare. Certo. Raga, beh, è impossibile. È impossibile. Devo provare a fare una cosa. No, funziona, quindi, cioè, dovrebbe funzionare. Ci riprovo. Dai, fai presto, però, micio. Cioè, non è difficile, porco duo. Ah, oh, finalmente. Dai, è nostra, l'abbiamo killata. È l'ultimo, no, però. Porco duo. Ok, ce l'abbiamo fatta.
Tanto non verranno. Sucate, pezzi di merda. Suca. Mamma mia, fanno schifo. Boss? Finale di gioco? No, non penso che siamo al finale. Ho paura per B12. B12. Io essere padrone. Oh oh. No raga, no, no. Raga, sono morto. No raga, no. Mi hanno preso. No. Mi hanno quasi preso. Raga. No, B12, no. No. L'ho preso però. Dobbiamo scappare, raga. Ma dobbiamo solo correre. È morto B12. Ci vuole bene, raga, ci vuole bene. Si è sacrificato. Vabbè, se non è che è morto, cioè, penso si possa aggiustare. Però quanti cazzo ne sono? Vabbè, però almeno l'abbiamo preso. Se non l'avessimo preso sarebbe stato un problema. No, raga, è impossibile. Vabbè, però così capisco dove devo andare, porco tuo. Okay. Vabbè, ma è facile. Cioè, è facile capire dove dobbiamo andare. Andiamo a sinistra, vedete? Qui, destra, infatti, vedete? È intuitivo, però male. Dobbiamo andare a forza dritto. Siamo arrivati. Sembra tipo Matrix. Tipo le robe scivolata. Oddio, aspetta. Ah, Maze Runner. Maze Runner, se non erro. La scena di Maze Runner. Che ora non mi ricordo però quale Maze Runner era. Forse il 3, credo. Oh, è vivo, è vivo. Era buio, ero solo, sembrava di essere tornato nella rete. Ma tu mi hai salvato, grazie amico mio. Attingere a tanta elettricità ha messo a dura prova il mio processore. Il defluxor è completamente distrutto, dovremmo fare attenzione, qualche giorno me li riguarda. Maze Runner... troppo bello. Hackerà il sistema. Si deve fermare. Ok. Possiamo andare. Devo andare qua. Ma la possiamo usare? No, raga, non la possiamo più utilizzare. Ripp. Quindi ora non ci può più aiutare. Che poi è da un botto che non li fanno in TV. In TV mai visti. Ah, guai, wow, io vidi Maze Runner l'ultimo proprio. Qual era? Aspetta. Non mi ricordo come si chiamava l'ultimo, la rivelazione, non mi ricordo, comunque quello ho visto tipo il trailer, non era un trailer, era tipo i primi 10 minuti di film che doveva ancora uscire, io tipo subito me lo vidi in TV, mamma mia, sai, infatti quello è stato l'ultimo film che ho visto al cinema, l'ultimo proprio, poi non ho più visto film al cinema perché non mi piacciono, per Maze Runner lo dovevo vedere, un Baladin. Un viadente immerso dalle fogne, non se ne vedeva uno da secoli. Sei stato tu a contattarci prima? Il piccolo oltreggioso? Sbaltarzare l'oltreggioso si sta aspettando, è a meditare in cima al villaggio. Andiamo, andiamo, è lui, è lui. Io al cinema ho visto un film d'azione. Amo, un film d'azione, quanti ce ne sono di film d'azione? O forse horror, ok, non lo ricordi nemmeno tu, non me lo ricordo. L'unico film brutto che ho visto al cinema è Dragon Ball Evolution. questo macchinario, lo scienziato che assisteva ne aveva uno simile. Era malato, questa era la sua ultima speranza, è entrato nel macchinario, ma io non ero con lui, era solo. Cosa stava facendo? Si è trasferito all'interno del computer e poi tutto è cambiato, ma con il trasferimento qualcosa è andato storto, è rimasto bloccato per centinaia di anni, fino alla comparsa di un micio. What? Possibile? Ero io lo scienziato. Raga, brividi. What the fuck? Io ero umano. Mi serve un istante.
Ecco, vedete, le scale le può utilizzare il gatto. Vabbè, se sono messe così, però. È lui? No, non credo. Scusami, io. Mi serve un attimo, non ho molta voglia di parlare adesso. Ma questo manco ci dà una mano. Ma non è qui, raga. È più sopra, mi sa. È lui. È lui. Cos'altro ho dimenticato? Deve aver avuto dei genitori, degli amici. Che ne è stato di tutti? Volevo spalancare la città, ma sarà rimasto qualcuno da salvare. Raga, io non penso che possa andare oltre. Cioè, l'ultima persona è lui. Io non so se è lui. E non me lo fa fa. Ma non penso. Aspetta, aspetta, aspetta. Ecco, vedete, si deve salire ancora. Bellissimo. Aspettate. Stavolta non è l'orecchio a darmi fastidio, ma è la barba. Infatti credo che la toglierò a breve. E questo che cos'è? Sono saltato in aria. Dormendo? No? Ehi, non lo sapete che non bisogna mai interrompere la meditazione trascendentale altrui? Oh, sei tu, prima eri con Momo, quando abbiamo ricevuto la chiamata, lieto di incontrarti finalmente, piccolo oltreggioso. Conosci Momo e Doc, perciò? Se già pratico di noi oltreggiosi e mancano, il loro ricordo mi infonde pace. Momo è rimasto nei bassi fondi, ho sentito che hai collaborato al ritrovamento di Doc, quanto a Clementine. Si trova nell'infracittà al momento, se vuoi ancora vedere l'oltre, lei è la sola a potertici condurre. Quando avrà una specie di piano per lasciare la città, tieni, prendi questo, ha scritto il suo indirizzo sulla retro della foto. Ok, per ragione di sfociata scala il nostro piccolo villaggio dovrebbe essere semplice un tipo di come te. Se dovessi raggiungere l'oltre saresti il primo in assoluto, quello buona fortuna non ha bisogno, io credo in te. Io vorrei continuare un altro po' però. Scusami se prima mi sono spento. Sono umano, probabilmente l'ultimo rimasto al mondo. E guarda cosa resta di me. Ho ricordato molte cose, ma quante ne ho dimenticate. Stupendo sto gioco. Forse se troviamo Clementine potremmo ri sia ripristinare i miei ricordi sia riportarci a casa. Possiamo tornare di sotto a scoprire di più sui compagni oppure proseguire verso lì. È intrigante sto gioco. Sì, ti dico una cosa. Cyberpunk è ancora più intrigante. Non dico niente. Ti spoilerò solo una cosa. Hai presente, no? Che tu hai visto la morte di quel tizio, ok? Che l'ho spoilerato nelle storie del gioco. Bene, io ho visto una scena dove quel tizio non muore e arriva, se non erro, fino alla fine del gioco. Troppo bello Cyberpunk. Possiamo tornare di sotto e scoprire di più sui compagni oppure proseguire verso l'infracittà. Allora, ragazzi, vi dico la sincera verità. Io voglio vedere un attimo quanto tempo manca ancora, sinceramente, perché se manca poco lo potrei pure finire ora, se manca tanto, magari non lo so, cioè giusto per capire. Vi dico subito quanto tempo manca perché più o meno ho capito. Raga, manca un'ora e mezza. Manca, vi giuro, manca un'ora e mezza. Allora facciamo una cosa. Facciamoci. Il problema sapete cos'è? Che ore su? Raga, è quasi mezzanotte. Un'ora e mezza. Potremmo fare un'altra mezz'ora. Potremmo fare una mezz'ora. Un'oretta domani e lo finiamo. Però, raga, già è mezzanotte. No, secondo me possiamo staccare qui. Sì, stacchiamo qui. Probabilmente lo finiamo stesso domani. Sì, che sennò poi diventa troppo lungo. Nulla, ragazzi, io non vado, ci vediamo tra 5 minuti più o meno su Spider-Man Miles Morales, facciamo sempre un'oretta, poi faremo, penso, un'altra oretta su Back 4 Blood, raga, non posso più urlare perché mo ci ho fatto casa, è mezzanotte, io perciò faccio le live di pomeriggio che non posso urlare,
E nulla, ragazzi, io vado. Ci vediamo tra 2 o 3 minuti. A dopo. Anzi, a fra poco.